Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sentite? Sentite bene? Allora, no? Siete male? Alziamo un po'. Ok? Allora, buongiorno a tutti, benvenuti, partner, non partner, partner, interessati e stakeholder in generale. Allora, prima cosa, chi deve parlare, microfono vicino alla bocca, perché Nicolò è la terza volta che me lo dice, quindi. Allora, facciamo un avvio molto, molto pratico, ecco, per darvi un po' di informazioni anche su come si svolge questa 3 giorni di Piazza Meca Mexpe. Iniziamo a brevissimo alle 11:15 con il primo evento di introduzione. E andrà anche in streaming, tutti gli eventi andranno anche in streaming. Qua vedete il programma completo delle attività. Andiamo avanti a raffica, quindi ogni ora si parte con un evento e gli eventi sono circa di una durata di mezz'ora ognuno, a parte quello introduttivo che sarà un po' più lungo. E, qualche nota pratica per chi parla, a chiusura di ogni speech vi mandiamo dalla collega Claudia, che vedete lì dietro, perché abbiamo organizzato che vi facciamo delle piccole pillole, delle brevi interviste, che poi dopo metteremo online, produciamo un po' di materiale video, che insomma funziona e fa sempre comodo. 5 minuti con lei per sintetizzare un po' quello che ci avete raccontato e che volete segnalare rispetto ai vostri progetti e alle vostre attività. E poi lascio la parola poi successivamente a Cristina, che vi dà un benvenuto più ufficiale di quanto sto facendo io. E, come vedete, altra nota pratica, ci sono diversi tavolini in giro per l'area, ce ne sono un paio qua al centro, 3 là in zona Associazione Meccanica, che è nostra partner su questa iniziativa, quindi stiamo condividendo attività, spazi, persone. E questo è a uso vostro, dei partner o di chi ha bisogno di fare qualche meeting di business, ma per qualunque cosa potete usare gli spazi. Non c'è un calendario, non li abbiamo prenotati perché ci sembrava più caos che altro. Dove trovate libero, sentitevi liberi, insomma, di usare gli spazi come preferite. E io non ho altre cose particolari da aggiungere. Vi invito a rimanere qua sull'evento di apertura, lo invito anche i partner chiaramente a sedersi, le sedie sono per tutti, poi se preferite stare in piedi vedete voi, e niente, insomma, buona Piazza Meca. Ecco, questo è un po' il messaggio che volevo darvi. Buongiorno, buongiorno, grazie per la partecipazione, grazie ai nostri partner, ai nostri soci che hanno creduto in questa iniziativa. Io sono davvero molto molto contenta, la possibilità di essere in fiera con 11 aziende socio del cluster è davvero molto bello, interessante. Già stamattina, parlando con alcune persone, ho scoperto delle cose nuove. E il cluster ha come propria mission, una delle proprie mission è il networking, e direi che già questa è un'occasione straordinaria. Desidero ringraziare anche Marco Padovani, Associazione Meccanica, per questa collaborazione molto molto stretta, e lasciatemi ringraziare anche Federico Capucci, nostro cluster manager, e Nicolo Bertolini, nostro project manager, perché è stato un progetto davvero molto molto impegnativo e il risultato mi sembra già molto bello. Veniamo all'evento di oggi, evento come vedete su un tema abbastanza verticale ma allo stesso tempo trasversale: materiali per l'aerospace. Intercetta due tematiche fondamentali del nostro cluster: i materiali avanzati con la nostra value chain Mammer e l'aerospace con la nostra value chain Flyer. Le nostre iniziative non possono essere sempre su tutte le tematiche di cui ci occupiamo, perché è impossibile, quindi di volta in volta cerchiamo di affrontare tematiche relative agli interessi dei nostri associati. In questo caso, i materiali avanzati relativi al tema dell'aerospace, è facile immaginare che siano applicazioni di livello veramente molto elevato, tecnologie
avanzate e quindi ci sembrava davvero un'opportunità interessante abbinare i materiali avanzati alle applicazioni per l'aerospace. Questo anche perché la regione quest'anno ha deciso di investire fortemente sul tema dell'aerospazio in Emilia-Romagna, ha attivato un forum specifico. Ringrazio l'ingegner Leda Bologni di Arter che porterà la sua testimonianza su questo, ci darà spiegazioni di quanto la regione appunto sia interessata a sviluppare questo argomento. Approfitto per darvi un paio di aggiornamenti sulla vita del nostro cluster, tema internazionalizzazione, che in particolare segue proprio Nicolò Bertolini come nostro project manager, sta lavorando sui bandi europei. Siamo molto contenti, abbiamo già ottenuto due, diciamo, l'assegnazione di due bandi, in particolare Amulet sta entrando nel vivo, anzi è già entrato nel vivo con il lancio delle challenge che sono delle sfide tecnologiche lanciate da grandi aziende rivolte a PMI, a piccole e medie imprese, che siano specializzate sulle tematiche e si sentano di poter offrire delle soluzioni tecnologiche alle challenge lanciate dalle grandi imprese. Abbiamo ora, diciamo, confermato al 99% un altro progetto che si chiama Gemstone e che fa parte della categoria dei progetti Eurocluster. Anche questo interessantissimo. Con Amulet lavoriamo sui materiali avanzati per l'alleggerimento strutturale. Con Eurocluster lavoriamo sul tema del green manufacturing, anche questo tema di straordinaria importanza per il nostro cluster. Da questo progetto che vi dicevo, diciamo, siamo già in fase di grant agreement, per cui insomma, la conferma sembra abbastanza scontata. Da questo progetto Gemstone ne è gemmato un altro, su cui stiamo aspettando l'approvazione. Anche questo sarà un progetto sul green manufacturing di una entità significativa, progetto sempre con le caratteristiche del casket funding, che significa coinvolgere piccole e medie imprese con contributi specifici sulla proposta di soluzioni tecnologiche. Questo secondo progetto si chiama Dragon e fa parte. Dragon è un titolo un po' simpatico, lasciatemi dire, e fa parte dei progetti Resilience. Un flash velocissimo, perché anche questo credo sia un tema molto importante, riguarda il bando per i progetti strategici della regione, bando su cui stiamo lavorando già dall'inizio dell'anno con dei consulenti, con tutte le nostre value chain che stanno facendo un lavoro straordinario. E io credo che questo bando per il nostro cluster, come per tutti i cluster regionali, abbia un significato molto importante perché rappresenta la volontà della regione di ascoltare, di raccogliere dai cluster e dai cluster, vuol dire tramite gli associati dei cluster, quelle che sono le tematiche tecnologiche di ricerca e sviluppo più interessanti su cui le aziende pensano di poter o dover investire nel futuro. Da queste proposte di progetti strategici, quindi di tematiche tecnologiche, la regione definirà, deciderà quali saranno i finanziamenti nei prossimi anni. Quindi è facile comprendere quanto sia importante questo aspetto. Quindi io direi che ho terminato. Sì, passo la parola a Marco Padovani di Associazione Meccanica. Vi ringrazio ancora e buon proseguimento. Grazie Cristina. Ci suggeriscono di farvi sedere perché sarebbe più corretto visto che siete in mezzo. Scusate, un saluto veloce. Siamo come associazione meccanica, siamo una no profit, esistiamo da 54 anni. Raccogliamo prevalentemente imprese e tecnici della regione Emilia-Romagna. Quindi siamo tutti ingegneri o periti, tanto per capirci. Collaboriamo tanto con tutte
tutte le aziende che sono qui listate nel programma di oggi, stavo guardandolo adesso, sono nostri iscritti cluster, abbiamo relazioni con Unibo, prima lavoravamo, cioè siamo molto nel tessuto qui della regione. Siccome io sono anche nel consiglio del cluster, non sto bene a casa mia, scusa, potei, abbiamo cercato di unire le nostre forze per comunicare meglio questo evento che abbiamo realizzato. Noi come associazione siamo presenti in Mexpet da molti anni, abbiamo un sacco di relazioni con gli organizzatori e quindi abbiamo cercato di usare questa cosa per aiutare il gruppo di cluster, diciamo, a entrare qui in un contesto, come avete visto, abbiamo fatto una piazza, era un'idea che avevamo, siamo riusciti a realizzarla, merito di Cristina e soprattutto di Federico Capucci. Per quello che riguarda l'evento, molti dei relatori sono anche i nostri associati, l'argomento è centratissimo sui nostri temi, l'argomento specifico fa parte di uno dei tanti argomenti di cui adesso Leda ci racconterà, ma è un argomento che interessa molto la regione, quindi grazie e passerei la parola a Leda. Erano 3 anni che non vedevo, ma... Grazie Marco, grazie. Buongiorno a tutti. Devo dire che mi sento molto a casa. Mi sento tra colleghi, amici, con cui abbiamo condiviso dei passi importanti per l'innovazione di questa regione. Quindi veramente grazie per aver organizzato questo evento. Io sono qua, io sono Leda Bologna di Arte. Sono qua per portare il saluto della Regione Emilia-Romagna, per raccontarvi molto brevemente, il tempo è molto limitato, l'interesse che la Regione Emilia-Romagna ha su questa, lasciatemi dire, nuova filiera, che è una filiera che dobbiamo un po' costruire tutti insieme, è una filiera che non è ancora emersa ed è questa dell'aerospazio. E devo dire che mi fa molto piacere parlarne qui in una fiera che non è dedicata all'aerospazio, è dedicata alla meccanica, ed è proprio quello che noi vorremmo fare, cioè far emergere da settori che non sono tradizionalmente spazio dei contenuti che possono essere utilizzati nel settore spazio. Questo è l'obiettivo. La presenza, diciamo, gli ultimi avvenimenti sul tema dello spazio, della presenza di soggetti privati nello spazio, ha aperto un panorama fantastico di opportunità, di occasioni e di anche modelli di lavoro un po' diversi, e il nostro obiettivo è quello di favorire la presenza dei soggetti della nostra regione in questo nuovo ambiente. La Regione Emilia-Romagna già dall'anno scorso ha riconosciuto quello dell'aerospace una delle filiere a più alto potenziale di crescita per i prossimi 7 anni. Ed è un contenuto nuovo della strategia per l'innovazione della Regione Emilia-Romagna per il prossimo settennato. Quindi è una dimostrazione della volontà della Regione di investire in questa direzione. Ora, investire in questa direzione, onestamente ancora non abbiamo le idee chiare di come possa essere fatto. Abbiamo bisogno di studiare questo tema e l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo, realizzando delle partnership nazionali e internazionali, lo stiamo facendo analizzando le filiere che ci sono, lo stiamo facendo sentendo le voci dei soggetti che nella nostra regione possono dire qualcosa su questo. E anche per questo, appunto, come diceva Cristina, il presidente Gerpelli prima, abbiamo costituito questo forum strategico per la filiera dell'aerospazio, che raccoglie soggetti collettivi della nostra regione, che mettono a disposizione delle situazioni di networking, quindi ancora una volta questo modello, che è un modello però abbiamo dimostrato vincente. Eravamo molto pronti quando tutti non ne parlavano di networking, noi ne parlavamo, adesso siamo molto allenati e in effetti i risultati si vedono anche. Quindi condividere degli scambi di informazioni, condividere delle opportunità, e lo stiamo facendo con delle riunioni periodiche che organizziamo. Non è l'unico modo, il forum non lavora solo in questo modo, lavora anche per approfondimenti verticali. In questo momento ne abbiamo avviati 3. Uno, guarda caso, sui materiali e sistemi avanzati di produzione per l'aerospazio, un altro sul commercial space flight e un altro sull'osservazione della Terra. Sono 3 ambiti che offrono delle opportunità realmente interessanti.
spesso non sufficientemente conosciute, soprattutto da parte delle piccole imprese della nostra regione, e dunque sono tutte occasioni di crescita. Questo è, diciamo, crescita attraverso le nuove opportunità e le nuove tecnologie e l'innovazione in generale. Il tema dei materiali, ma in generale l'automazione, la robotica, l'additive manufacturing, queste tre tecnologie abilitanti sono quelle che maggiormente saranno presenti nella nostra attività, perché sono quelle che maggiormente si prestano alla realizzazione di sistemi e dispositivi in ambienti non usuali. Quando parliamo di voli interplanetari, ma prima adesso stiamo facendo il gateway per la Luna e faremo quello per Marte, abbiamo per esempio la necessità di costruire dei dispositivi e dei sistemi lì, non costruirli qui e poi portarli lì, perché il costo della logistica è esagerato. Dunque si apre tutta una possibilità veramente molto interessante di utilizzo di nuovi materiali, di creazione di nuovi materiali in condizioni di assenza di gravità. La chimica in condizioni di assenza di gravità è diversa, le capacità di aggregazione molecolare sono diverse in assenza di gravità e si possono creare dei materiali che non è possibile creare altrimenti, non è possibile creare in condizioni di atmosfera, diciamo, terrestre. Questo solo per dare un'idea di che cosa potrebbe essere. Le nostre imprese, alcune sono molto pronte, altre hanno la potenzialità per poter usufruire di queste opportunità. La Regione Emilia-Romagna vuole sostenerle in questo e vuole supportare questa crescita. Questo è un po' il messaggio che la Regione attraverso me vi porta. Noi abbiamo degli incontri periodici, domani ne abbiamo uno, sono incontri che non sono aperti a tutti, però se volete vi possiamo invitare, fatecelo sapere e vi invitiamo. Domani ne abbiamo uno, domani dalle 16 alle 18 ci sarà il secondo appuntamento sui materiali e sistemi avanzati di produzione. Abbiamo invitato a discutere delle persone e delle organizzazioni che hanno attivato degli esperimenti sulla Stazione Sperimentale Internazionale. Sono piccole imprese molto focalizzate che ci racconteranno anche quelle che sono le difficoltà di utilizzare e di essere presenti in quel mercato. Ci sono delle condizioni che devono essere rispettate, ci sono delle procedure di qualifica per poter inviare dei materiali nella stazione sperimentale. È la stazione sperimentale internazionale che sta per essere dismessa, ma sarà sostituita da una stazione che sarà interamente privata, quindi con un cambio anche, come dire, concettuale molto interessante, se volete anche un pochino rischioso, però diciamo che il futuro è pieno di buone novità e queste novità noi crediamo che la nostra regione possa senz'altro governarle e noi saremo accanto a voi per gestirle. Grazie. Grazie Leda, grazie mille, grazie per questo cappello, diciamo così, che hai voluto portare come Arter, come regione, rispetto, diciamo, all'interesse che c'è reale, concreto, rispetto a queste filiere. Adesso partiamo con i contenuti tecnici, diciamo così, rispetto a questa prima evento iniziativa, e iniziamo con il professor Tomesani dell'Università di Bologna, che porta un case pratico, diciamo così, di progettualità sviluppata. Sì, sì, grazie mille. Ok, buongiorno a tutti, sono Luca Tomesani dell'Università di Bologna, sono qui per raccogliere l'invito di Cluster Mac per questa giornata e vi parlo così, è un flash molto, molto breve che descrive un pochettino quello che accennava Leda, ovvero la possibilità di fare delle cose innovative, dei prodotti utili per campi completamente diversi da quelli che conosciamo, abbiamo conosciuto fino a oggi, con delle tecnologie che sono sostanzialmente note, che però devono essere messe insieme per creare del nuovo. Prima, una velocissima rassegna delle mie affiliazioni, sono di Unibo, rappresento qui oggi Cluster Mac, ma anche il centro di competenza Birex, ve lo voglio segnalare, perché si integra con gli strumenti regionali
per finanziare delle attività di sviluppo di nuovi prodotti e nuove tecnologie, e quindi e tra l'altro anche la possibilità di rendere disponibile una linea pilota per lo sviluppo di prototipi, e infine uno spin-off, o meglio una PMI che è nata dal lavoro di ricerca dell'Università di Bologna e che oggi lavora sul settore delle tecnologie laser. Passando, diciamo, alla questione del mio intervento, l'idea fondamentale è quella di costruire qualche cosa di estremamente leggero. L'aerospace ha bisogno di soluzioni leggere. Come facciamo a costruire degli oggetti leggeri? L'idea fondamentale è che dobbiamo essere in grado di sviluppare, di mettere insieme dei componenti fatti di materiali diversi. Infatti, normalmente è praticamente impossibile riuscire a fare un oggetto che allo stesso tempo sia leggero, che abbia delle condizioni magari di scambio di calore efficiente, che allo stesso tempo sia antiusura nei punti che devono muoversi a contatto con altri. Quasi sempre noi, quando abbiamo bisogno di un oggetto veramente leggero e di altissima prestazione, dobbiamo mettere insieme dei materiali che sono completamente diversi. E questo è particolarmente vero naturalmente nel campo dell'aeronautica, dove ad esempio abbiamo bisogno di avere un componente leggero, quindi ancora una volta pensiamo alla fibra di carbonio, ma in certi punti c'è bisogno di metterci del metallo, perché il metallo è assolutamente fondamentale nelle condizioni di giunzione. Questa tecnologia di mettere insieme materiali diversi oggi non esiste di fatto, perché le tecnologie che conosciamo, tipo l'additive manufacturing, di cui oggi tutti parlano e anche giustamente, non riescono a mettere insieme questi materiali. Quindi la necessità di sapere come fare per mettere insieme, per applicazioni che non sono soltanto aeronautiche, ma ovviamente assolutamente già automotive, sportive, nautiche, biomedicali e financo idrauliche. Vediamo se riesco. Ci sono delle tecnologie oggi che cercano di mettere insieme materiali già allo stato dell'additive manufacturing. È stato citato l'additive manufacturing. Oggi l'additive manufacturing crea delle macchine che già cominciano a mettere insieme materiali, ma in maniera assolutamente non sufficiente. Per esempio, c'è la possibilità di mettere delle polveri dentro a delle matrici. C'è la possibilità di fare dei componenti con due o anche tre materiali, intendo sulla stessa stampante. Ma come sapete perfettamente, l'additive manufacturing lavora su delle piattaforme che hanno dei volumi che sono contenuti. Quindi questo tipo di applicazione funziona su pezzettini molto piccoli, non riusciremo mai a fare, non lo so, l'ala di un aeroplano. Ci sono quindi delle tecnologie che si stanno sviluppando in questo settore. Qui la tecnologia ogni giorno ce ne fa vedere di nuove, e c'è la possibilità, per esempio, di creare dei materiali a strati, in modo che da uno strato di un materiale A, piano piano, si possa costruire un materiale B, gradualmente, con quello che si chiama functionally graded. Tutte queste tecnologie sono oggi disponibili, particolarmente costose, con forti limiti. E cosa stiamo sviluppando a Bologna? Stiamo sviluppando l'idea di mettere insieme dei materiali metallici all'interno di componenti in materiale composito, seguendo un'idea che è già presente da molto tempo, ovvero facciamo un pezzo metallico e poi lo mettiamo dentro uno stampo e ci mettiamo attorno della plastica. Questa è una cosa che si fa da decine e decine di anni per ottenere dei componenti alleggeriti, come potete vedere. Questo è il vecchio componente tutto in alluminio, questo è il nuovo componente fatto in materiale composito con alcune zone che sono particolarmente in acciaio. Qual è il problema di questo tipo di tecnologia? Che noi mettiamo della plastica o del composito attorno a un componente e l'interfaccia tra questi due elementi è debolissima e quindi praticamente non riesce ad avere resistenza. L'idea che stiamo sviluppando con grande successo, devo dire, è quella di usare l'additive manufacturing per creare delle strutture intermedie che riescano a bloccare il materiale composito sul materiale metallico, creando delle interfacce molto forti. Questa cosa si può fare in modi diversi a seconda
del tipo di materiale composito e di materiale metallico, perché il mondo è sempre vastissimo. Qui per esempio vedete una soluzione in cui il terminale di un tubo in composito è stato collegato con una parte metallica attraverso dei piccoli aghi che entrano all'interno del composito e realizzano un'interfaccia particolarmente di alta tecnologia. Questa è già una soluzione aeronautica. Chiaramente bisogna sapere come mettere questi aghi, quanto devono essere grandi, bisogna saperli spaziare, bisogna sapere anche qual è la distribuzione delle fibre per avere una conoscenza di questo processo di infiltrazione. Quindi vediamo come in generale la tecnologia dell'additive manufacturing sia particolarmente adatta per creare delle superfici complesse che possano essere infiltrate dai materiali compositi. L'idea fondamentale è questa: utilizziamo l'additive manufacturing metallico per creare delle superfici complicate che possono essere infiltrate. Salto praticamente tutto perché non abbiamo tempo. Chiaramente per imparare a fare questa cosa bisogna sviluppare la conoscenza della tecnologia di questi aghetti, chiamiamoli così, perché devono essere qualitativamente perfetti, perché devono poter essere inclinati in qualsiasi modo. Bisogna sviluppare la tecnologia dell'infiltrazione del materiale composito sugli aghi, e qui vedete diciamo delle attività sperimentali rivolte proprio a capire quale tipo di comportamento si ha in funzione della densità dei pin, della densità della maglia, del prepreg. Bisogna capire quanto questi pin vadano a creare dei punti di delaminazione del materiale, e poi ci sono anche delle tecnologie che conoscete, dei materiali compositi che non sono a fibra lunga ma sono a fibra corta o semicorta, quindi quelli che si chiamano SMC. In questo caso sono dei materiali che possono essere, dove la fibra è corta, e possono infiltrare delle superfici lattice. Qui vedete una superficie lattice che viene infiltrata semplicemente spingendo il materiale composito su questa superficie. La situazione può essere molto buona o molto cattiva a seconda che noi facciamo le cose naturalmente bene oppure male. Chiaramente quello che facciamo all'Università di Bologna è studiare per l'appunto le condizioni in cui l'operazione abbia naturalmente sempre un sicuro successo. Sviluppiamo le tecniche di simulazione, sviluppiamo le tecniche di progettazione delle lattice nonché dei pin, ottimizziamo quelle che sono le dimensioni di queste piramidi per avere una buona resistenza, e questa qui è l'ultima slide, che però è la più importante di tutto, che ci fa vedere che con questa tecnologia si possono ottenere delle resistenze che sono 10 volte le resistenze normali di resistenza a separazione dei due materiali e 80 volte il lavoro per separare, che vuol dire che abbiamo un componente che mette insieme in maniera assolutamente perfetta due materiali che non vorrebbero mai stare insieme al mondo. E questa è un pochettino un'idea che naturalmente è messa a disposizione attraverso gli strumenti che abbiamo visto prima, regionali, nazionali, per aziende che hanno bisogno di sviluppare nuovi prodotti. Grazie mille per l'attenzione. Grazie Luca, lasciamo la parola a Chiara Albertassi di Curti Costruzioni Meccaniche. Prego Chiara. Buongiorno a tutti e grazie Plastrebec, la Costruzione Meccanica, per questa importante opportunità. Ok, più vicino, va bene. Velocemente farò, diciamo, all'interno del programma Zephyr, che l'azienda Curti sta perseguendo e di cui mi occupo, e abbiamo fatto alcune applicazioni di materiali considerati avanzati. Consideriamo anche che il settore aeronautico è per sua natura abbastanza conservatore, questo perché i materiali e i processi produttivi richiedono
un grande sforzo di qualifica per garantire la massima qualità e ripetibilità nel tempo. E quindi diciamo, le innovazioni che vi farò vedere dal punto di vista tecnologico non sono nuove, ma dal punto di vista dell'applicazione al settore, al piccolo velivolo per un uso di aviazione generale o da diporto sportiva, sono invece abbastanza innovative. E sorvolo per fare un po' prima, velocemente, questo è il nostro elicottero Zephyr che abbiamo sviluppato completamente in Curti. E a partire dal 2013 abbiamo fatto il primo volo nel 2017 e al momento abbiamo conseguito la qualifica di ultraleggero basico e ci apprestiamo ad avere quella di ultraleggero avanzato. È un elicottero di posto caratterizzato da soluzioni di estrema sicurezza, in particolare il paracadute balistico che vedete in questa immagine è un unicum a livello mondiale. E lo abbiamo anche testato con successo e abbiamo cercato di portare in questo prodotto nuovo delle innovazioni anche tecnologiche, insomma, in maniera da tenerlo aggiornato con lo stato dell'arte, incluso anche un motore a turbina, che anche questo è un po' un aspetto abbastanza innovativo in questo settore degli elicotteri di posto. Partiamo da alcune soluzioni che vi volevo illustrare oggi. E abbiamo l'utilizzo del composito strutturale. Il composito è ampiamente utilizzato in aviazione, non è una novità. Tuttavia, nell'ambito dei piccoli velivoli, spesso si ricorre a delle strutture miste o addirittura a strutture completamente tubolari, come quelle che vedete sulla destra. E nel nostro caso invece sin dall'inizio del progetto abbiamo valutato e poi adottato una soluzione completamente in composito, quindi l'airframe dell'elicottero è completamente realizzata in fibra di carbonio e grazie a questo abbiamo ottenuto diversi vantaggi, in particolare ovviamente quello sempre ricercato in ambito aeronautico, il peso, quindi tutto l'airframe pesa solamente 72 kg. Quali sono i vantaggi? Li conoscete sicuramente meglio di me. E il rapporto peso-resistenza, peso-resistenza è estremamente vantaggioso, lo potete vedere anche da questo grafico. E la possibilità di realizzare geometrie complesse, che ovviamente vanno a vantaggio dell'efficienza aerodinamica e anche del design, perché no? E la possibilità di realizzarli con investimenti comunque ragionevoli, medio-bassi, ottenendo comunque una resistenza a fatica molto buona. Con ovviamente qualche svantaggio da gestire e che diciamo oggi rivolgo quindi l'invito a aiutarci a gestire queste problematiche nell'ambito aerospace. Costi ricorrenti un pochino più elevati magari rispetto alla struttura metallica, la fireproofness che è richiesta in alcune aree dell'elicottero, quindi la resistenza al fuoco che è un po' una sfida da vincere senza aggiungere eccessivo peso e che abbiamo dovuto affrontare, con dei coating ad hoc necessari, e la maggiore suscettibilità ad urti impatti, che è uno svantaggio che ci dobbiamo tenere, e insieme un po' una complessità dell'ispezione non distruttiva e delle riparazioni qualora siano necessarie durante le fasi produttive o durante le operazioni di volo. Scusate, ho sbagliato il pulsante. Ok. Il secondo esempio che vi volevo portare invece è quello di un utilizzo di additive manufacturing, in questo caso polimerico. E il componente in oggetto ha una funzione poco critica ed è anche poco caricato. È quel componente che vedete in fucsia e supporta una cuffia in gomma protettiva per il cuscinetto del piatto oscillante del rotore principale. Nella progettazione abbiamo preso in considerazione diversi materiali, sono un po' gli esempi, alluminio tornito da lastra, ovviamente alcuni vantaggi, la reperibilità semplice della materiale, soluzione tutto sommato semplice da produrre, con alcuni però svantaggi, la geometria è abbastanza vincolata, non avevamo la possibilità di giocare con gli spessori, quindi ottimizzare strutturalmente il componente, quindi alla fine peso e costi abbastanza elevati. L'alluminio lavorato dal pieno, ovviamente è facile da produrre, non necessita di particolari attrezzature o comunque molto economiche e basilari, però alla fine risulta, con la geometria complessa, con l'alleggerimento da apportare, risulta comunque con un costo abbastanza elevato
e il peso non si riesce a ottimizzare più di tanto, perché più si alleggerisce e più si aumenta anche il costo. E materiale composito per un componente così scarico era quasi, passatemi la terminologia, sprecato, e quindi poi i costi non risultavano neanche giustificati per la funzione. E infine il PA12 che abbiamo valutato, realizzato con tecnologia additi. E questo ci ha dato una serie di vantaggi che poi vediamo meglio in questa slide. Ancora una volta un rapporto peso-rigidezza molto vantaggioso, la possibilità di realizzare una geometria che era già complessa di suo per la funzione svolta, ma che abbiamo potuto anche ottimizzare dal punto di vista della distribuzione dei carichi e della resistenza. È una tecnologia adatta a delle produzioni di lotti medio-piccoli come quelli che interessano a noi, e quindi complessivamente abbiamo ottenuto, rispetto al pezzo lavorato dal pieno, una riduzione di peso del 50% e una riduzione di costo addirittura del 75%. Quindi abbiamo deciso di estendere questa tecnologia anche ad altre parti, non critiche, e non di grandissime dimensioni, ma in via della porta, insomma, quelli che vedete in queste immagini. I contro e gli svantaggi che abbiamo dovuto affrontare, che comunque, insomma, messi sulla bilancia, si sono rivelati molto minori rispetto ai vantaggi, sono un po' la difficile caratterizzazione. Come ho detto prima, nei processi aeronautici è importantissimo garantire una ripetibilità delle caratteristiche del manufatto, del prodotto. E ancora non ci sono standard aeronautici applicabili, e quindi questo, diciamo, è anche fatica a trovare materiali, fornitori che possono garantire completamente una rintracciabilità di filiera e di caratteristiche, che è quella che serve in questo settore. E quindi per ora ci siamo fermati su componenti non critici anche un po' per questo motivo. Un'altra applicazione, anche questa, niente di sconvolgente dal punto di vista tecnologico, però per noi sfidante, perché l'abbiamo applicata invece su componenti critici, è stata quella di applicazione di polimeri tecnici. E sono questi due componenti che vedete, sono installati in elicottero all'interno dell'abitacolo e hanno la funzione di supportare gli assi di rotazione del comando biciclico e della pedaliera. E i componenti sono critici, quindi, perché diciamo, supportano funzioni critiche dell'elicottero, e tuttavia modestamente caricati. Nel cercare, come sempre, di ridurre il peso, di ottimizzare, non potevamo in questo caso lavorare più di tanto sulle geometrie, perché questi componenti diciamo, montano boccole, cuscinetti che hanno delle dimensioni date, e quindi non potevamo, diciamo, scavare o lavorare più di tanto sulle geometrie. E quindi a questo punto abbiamo deciso di lavorare sul materiale. E abbiamo scelto, vista la criticità, come prima fase di passaggio, un materiale plastico da lavorare per lavorazione meccanica. Nello specifico, dopo il processo di selezione che vi mostrerò, siamo arrivati a un PET-T, comunemente noto come arnite, artalite, sono mille nomi. Quello che cercavamo, lo vediamo qui sulla sinistra, erano ovviamente delle caratteristiche meccaniche adeguate all'applicazione. Una buona stabilità dimensionale, avendo la necessità di montare per interferenza dei componenti, e quindi sia rispetto alla temperatura che rispetto all'umidità relativa. E la verniciabilità, essendo all'interno dell'abitacolo, era importante per dare anche un aspetto estetico gradevole, e una buona lavorabilità. E bene o male, queste caratteristiche le abbiamo trovate appunto nel PET-T. Alcune problematiche anche qui da risolvere per l'applicazione aeronautica, anche nei materiali plastici, salvo pochissime eccezioni, non ci sono standard di riferimento per quelle che sono le caratteristiche, le composizioni o altri aspetti, diciamo, produttivi. Anche qui nella filiera non è facilissimo trovare una possibilità di una rintracciabilità, e si trova solo nei grandi produttori. Sarebbe bello se questa possibilità potesse essere acquisita anche da produttori più piccoli. E anche qui c'è un po' di lavoro per la caratterizzazione iniziale in fase di progetto, e anche quella poi continuativa nelle fasi di produzione. I vantaggi che abbiamo ottenuto sono stati comunque una riduzione di peso del 50% e di costo anche del 35%. Quindi direi comunque un esempio di successo. L'ultimo punto, poi ho finito. La nostra sfida che stiamo applicando, diciamo, attualmente affrontando, è quella di alleggerire una parte particolare dell'elicottero,
che sappiamo essere non ottimizzata da questo punto di vista, e cioè il carrello di atterraggio. Il carrello ha diverse funzioni nell'elicottero e, essendo una parte aerodinamicamente esposta, ha anche però delle esigenze aerodinamiche. Al momento lo abbiamo realizzato con tubi piegati in alluminio estruso, e che però hanno alcuni svantaggi. Utilizzando delle sezioni circolari, diciamo, abbiamo una situazione dal punto di vista strutturale buona, ma sfavorevole dal punto di vista aerodinamico. Utilizzando una sezione ellittica, la situazione si ribalta, quindi va benissimo dal punto di vista aerodinamico, ma dal punto di vista strutturale è penalizzante, bisogna aggiungere spessore e quindi peso. E in ogni caso, anche con la sezione tonda abbiamo un peso che non ci soddisfa, lo vorremmo più leggero. E quindi, insomma, anche per risolvere delle problematiche legate ai giunti saldati abbastanza complessi, eccetera, vorremmo provare a realizzare qualche tecnologia di materiale composito. L'idea di partenza che stiamo cercando di sviluppare è quella di sviluppare una sezione variabile e con anche le possibilità di spessori variabili che il composito offre. Questo è un po' un esempio applicativo, non è detto che poi perseguiamo completamente questa strada. Quelli che sono i vantaggi che ricerchiamo nel materiale composito, non è detto, ripeto, che sia solo materiale composito, sono quelli che ho già un po' elencato, e tutti i vantaggi del composito, compresa la possibilità di realizzare geometrie e sezioni variabili. E gli svantaggi, ovviamente, che mettiamo sul piatto, siamo disponibili a mettere sul piatto un po' di costi, e non vorremmo perdere l'assorbimento di energia che la struttura in materiale metallico ci garantisce. E quindi, chiaramente, diciamo, la sfida, ecco, che vorremmo lanciare anche questa, di poter realizzare una struttura sì leggera, ma che possa anche avere le stesse funzionalità che svolge il metallo. Che possa anche, diciamo, non essere troppo complessa poi nella fase di operazione di utilizzo, da essere riparata e ispezionata. Vi ringrazio molto per l'attenzione e passo la parola al prossimo relatore. Grazie Chiara. Ora passiamo la parola a Matteo Rossetti. Matteo Rossetti, scusa, sì. Ma doveva esserci Andrea Scanavini, che però all'ultimo, purtroppo all'ultimo, problema personale, diciamo, sarà sostituito da te. Quindi ti lascio la parola, sempre una decina di minuti. Sì. Per la partecipazione a te, insomma. Benissimo, grazie mille, ringrazio Cluster Mac per l'ospitalità. Vorrei, sì. Ok, ci proverò. Vorrei cominciare questa breve presentazione presentando proprio il gruppo Bimi. Vediamo se riesco. Ok, andiamo direttamente a presentare il gruppo Bimi. Il gruppo Bimi è un gruppo che si occupa di additive manufacturing. È un gruppo che attualmente ha 7 impianti, 7 differenti location di lavoro, con più di 140 dipendenti, 8 uffici nel mondo, 55 e più macchine per l'additive manufacturing, e un fatturato di circa 22 milioni di euro. Il gruppo Bimi è oggi partecipato dal gruppo Sandvik. All'interno del gruppo BIMIT abbiamo PressX. PressX si sviluppa maggiormente nelle operazioni che riguardano il post-processing, quindi le finiture superficiali dei componenti, il depowdering e il cleaning dei componenti, i trattamenti termici isostatici tutto quello che sono i controlli distruttivi e non di laboratorio, quindi tomografie, raggi X, field investigation e stress analysis. In tutto questo PressX si muove con varie collaborazioni anche con altri enti. In questo caso vorremmo parlarvi di una collaborazione che ha dato vita a un brevetto, perché è stata sviluppata assieme al Politecnico di Torino.
Questa collaborazione ha dato vita a un brevetto che riguarda un processo innovativo per l'integrazione di sensori in parti metalliche da fabbricazione additiva. Quindi parlavamo prima, il professore ci parlava prima di integrazioni tra differenti materiali, qua stiamo parlando di integrazione di strumenti all'interno di componenti fabbricati in additiva. Andiamo a vedere allora qual è generalmente il problema di una strumentazione applicata. La strumentazione applicata è applicata a contatto del componente oppure tramite fori dentro il componente ed è suscettibile a quelli che sono tutti i risvolti ambientali che ci possono essere, è suscettibile fisicamente ai colpi ed è suscettibile anche a contaminazioni come fumi e temperature d'aria. In questo caso, 3SIX e il Politecnico di Torino hanno sviluppato una metodologia per cui tramite il Selective Laser Melting, quindi la tecnologia scelta è quella dell'SLM, che è quella che ci dà, che dà più spazio anche in termini di materiali, oltre che di availability di processo. Allora, ci dà la possibilità di costruire il componente, di annegare, o meglio, di costruire il componente, di applicare uno strumento e di finire la costruzione del componente. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo una produzione integrata, abbiamo un componente, uno strumento che sarà annegato nel componente, che registrerà i dati e li trasformerà da analogici a digitali, li processerà, creerà i suoi algoritmi e li potrà direttamente trasferire all'esterno, a un network, a una raccolta di dati, a un IoT, direttamente dall'interno del componente. Allora, dicevamo, la tecnologia scelta è laser-based powder bed fusion, che è largamente possibile da raggiungere in quanto la tecnologia è ben diffusa. È una tecnologia che ci permette di avere larga libertà nel design dei componenti e quindi di gestire i sensori, gestire i loro cavi, la loro elettronica. È una tecnologia che ci dà la possibilità di lavorare con tantissimi tipi di materiali, dall'Inconel all'Astelloy, all'Inox e a tanti altri materiali. E non ci sono limitazioni nel tipo di sensori. Il brevetto consta nel processo intero, quindi, come potete immaginare, la protezione dello strumento durante la stampa laser. Allora, la validazione di tutto questo, lo schema del Research and Development, ha chiaramente due matrici principali. Una è quella della validazione della meccanica del materiale tramite prove meccaniche, prove metallografiche, e l'altra è quella ovviamente della funzionalità, della validazione della funzionalità del sensore. Tutte queste applicazioni devono chiaramente essere ingegnerizzate ad hoc e per poi passare alla validazione sul campo. Qui possiamo cominciare a vedere qualche esempio. Questi sono veramente i primi esempi di sensori o con connettore o precablati che vengono stampati all'interno, che vengono integrati all'interno della stampa 3D di un componente. Questo è un sensore resistivo. Semplicemente si osserva la variazione della temperatura in diretta. Qui abbiamo un accelerometro piezoelettrico. Ecco, diciamo che a cosa ci possiamo collegare sicuramente alla natura predittiva di questo tipo di applicazione. Allora, non ho più un'applicazione a pelle, ma un'applicazione interna per cui la predizione di quello che sta capitando al mio componente è molto più puntuale. Queste sono le varie prove di accelerometro.
Questo è un altro tipo di componente che ho sempre visto in una presentazione precedente. Anche in questo caso vi potete immaginare che questo è un freno di una mountain bike, potete immaginarvi che un sensore applicato esternamente oppure il sensore costruito insieme al freno che va a lavorare vicino alle camere idrauliche del freno ci daranno una lettura molto più realistica di quanto non sia fatto oggi. Questa è un'altra applicazione, è una pala di uno statore dove anche qui si va a leggere la temperatura sul canale di raffreddamento, si va a leggere la temperatura dentro la pala. Quindi anche in questo caso avremo una lettura immediata e una situazione della pala molto più realistica di quanto si possa fare in questo momento. Sensori di vari tipi, sensori con vari tipi di cablaggi e di connettori. Le conclusioni sono che... Allora, come dicevamo, le attuali installazioni di sensori sono a pelle, sono tramite fori, sono in installazioni adesive. Dopo vari tentativi in uso di additive manufacturing si è potuto constatare che è possibile integrare i sensori direttamente dentro alla parte interessata. Il processo che è stato scelto è il laser bed process, che è consolidato e che ci dà la possibilità di usare molti tipi di materiali e di usare una grande libertà nel disegno di questi materiali. Le problematiche di protezione del sensore durante la stampa laser sono state risolte. Quindi diciamo che siamo arrivati alla validazione, stiamo cooperando oggi con varie realtà italiane di spessore per trovare delle applicazioni e attendiamo da tutti nuovi stimoli per trovare nuove applicazioni per questo processo. Grazie mille. Grazie mille. Chiudiamo questa carrellata con Dante Baruffi. Della Baruffi, nostro socio, come in tutte le altre aziende. Prego Dante, grazie anche a te per la partecipazione. Grazie a voi per l'opportunità. Io sono Dante Baruffi, sono responsabile commerciale della Baruffi Engineering. Noi principalmente ci occupiamo di progettare e costruire prodotti in fibra di carbonio e composite in generale. Oggi vi parlerò di un prodotto dove noi praticamente ci siamo incespicchiati sopra durante la produzione perché stavamo cercando alternative degli stampi tradizionali alluminio, Iconel o quello che c'è per stampare i nostri prodotti e abbiamo trovato un'alternativa molto molto valida. Vi parlo del Seafoam, è un prodotto molto molto versatile, ricavato dal carbone polverizzato, è praticamente una schiuma di carbone. È considerato un materiale green perché sostenibile, perché durante il processo produttivo non viene prodotta combustione di carbone e l'impronta di carbonio è estremamente ridotta. Il Seafoam è stato progettato per soddisfare la richiesta di materiali tecnici ad altissime prestazioni per mercati specifici come l'aerospace, appunto, la difesa, l'industriale e l'automotive. Principali caratteristiche: viene fornito in pannelli a 97 cm x 46, 5 cm di spessore, ma può essere incollato per ottenere le altezze che uno vuole. È compatibile virtualmente con qualsiasi sistema adesivo, non è proprio così, ci serve una colla particolare in base alla temperatura in cui deve essere cotto il prodotto di pezzo. Conduce calore come l'alluminio, ma ha il quinto del peso dell'alluminio e soprattutto non ha o pochissima inerzia termica. È facilmente lavorabile utilizzando utensili di standard in metallo duro e in combinazione con utensili diamantati per la finitura. I vantaggi: premesso che ogni processo ha le proprie peculiarità, quindi diciamo, questo è un po' uno statement generalizzato. Deve essere valutato quindi caso per caso
e non esiste un materiale universale per degli stadi che soddisfi proprio tutte le esigenze. Sifoam rappresenta un'alternativa innovativa che offre i seguenti vantaggi: cioè minori costi di fabbricazione, basso coefficiente di dilatazione termica, ideale per realizzare appunto stampi anche di grandi dimensioni. Si ottengono stampi più leggeri e più facili da maneggiare, con un'iniezione interna del processo. Si riesce ad aumentare la produttività in autoclave grazie alla bassa inerzia termica degli stampi. Riesco a fare un maggior numero di stampate con prolungato intervallo di manutenzione stampi. Vi ho portato un caso di costruzione che abbiamo sviluppato insieme a un cliente americano. Siamo partiti da un incollaggio di vari settori ad anelli. Sulla destra vedete il pezzo incollato e finito prima di applicarci un film adesivo che vedete sotto. Questo è quello che abbiamo visto prima, dopo la lavorazione e la lucidatura. Sulla destra invece vedete la realizzazione dello stampo. Quindi questo è il modello e là vedete lo stampo. Questa è una fase durante la creazione dello stampo, sono le centine sempre in sifoam che abbiamo applicato sullo stampo. Sulla destra vedete lo stampo non ancora lavorato di macchina e questo è il pezzo finito lavorato di macchina. In ultimo, e qui ho concluso il mio intervento, vedete qual è il pezzo che è stato realizzato, che è il tronco di cono del Boeing C-17. Questo è per darvi un'idea di cosa si può realizzare con uno stampo versatile. E con questo direi che ho concluso, sono dentro i 10 minuti, la grande. Grazie Dante, grazie a tutti per la partecipazione. Qua chiudiamo un po' l'evento introduttivo, certamente, e vi diamo appuntamento a partire dall'1 con il ciclo di tutti gli interventi. Grazie agli speaker, grazie a chi ha partecipato e di nuovo buona piazza, buon next day, buona piazza. Grazie.